La situazione della Sardegna. Lo facciamo e ringrazio il dottor Sergio Barbudieri, che è direttore di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, e lo facciamo anche con un grande artista, un musicista, una stella del jazz italiano, ma molto amato anche all'estero, e ovviamente sardo, doc Paolo Fresu. Buon pomeriggio a entrambi. Buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio. Professore, io parto da lei facendo un po' la cronistoria della regione. Il 1 marzo la Sardegna zona bianca, il 22 marzo arancione, il 12 aprile rossa. Che cosa è successo? È successo che è stata persa un'enorme opportunità, perché se la gente avesse capito che non si trattava del libera tutti, ma si trattava di un'opportunità straordinaria di tornare alla vita normale, mantenendo i comportamenti che si erano avuti nelle settimane virtuose precedenti fino alla fine di febbraio, probabilmente noi saremmo avanti come regione rispetto a tutte le altre, anche dal punto di vista economico. Invece è stata interpretata la zona bianca come la fine del male, il ritorno alla normalità preesistente, che a mio personale parere non tornerà mai più. Cioè, il mondo futuro sarà differente rispetto a quello che c'era a prima di marzo del 2020. E quindi la gente ha male interpretato questa libertà ottenuta, e soprattutto nel convivio, che in Sardegna è molto sviluppato, anche nei paesi del centro dell'isola, il convivio, il momento in cui si abbassa la mascherina, si mangia e si beve con gli amici e con i parenti, è il momento in cui il virus ha trovato in una popolazione ancora molto suscettibile, nonostante non sia particolarmente elevato il numero dei sardi, perché sapete che siamo 1.600.000 abitanti, ha trovato lo spazio per diffondersi con un numero di focolai che è oltre 150 focolai differenti identificati all'interno della regione. Ecco, com'è la situazione adesso nella sua regione e com'è la situazione poi nel suo ospedale? Come ha detto, io sono un clinico, quindi vedo i pazienti che sono ricoverati. In questo momento sembra esserci un plateau, cioè la fase di risalita, che è ricominciata dal 21 marzo, perché noi fino al 20 marzo avevamo uno o due ricoveri a settimana di pazienti multiproblematici anziani casualmente positivi al tampone. Invece dal 21 marzo, guardi caso, proprio 3 settimane dopo l'apertura della zona bianca, quindi una settimana 8 giorni di incubazione, un'altra settimana di sintomi lievi e poi si arriva al ricovero, e all'improvviso nella nostra clinica abbiamo avuto 5 ricoveri da quasi zero al giorno, e da quel momento è ripartita la terza ondata anche qui da noi, che fino a quel momento non c'era stata. Quindi è strettamente correlata alla riapertura della zona bianca, ovviamente il picco che si è verificato. In questo momento abbiamo raggiunto un plateau che vediamo un attimino come potrà procedere. Non stanno incrementando i casi, ecco, in questo senso. Ecco, lei teme che le aperture, quelle del paese, delle 14 regioni che da ieri sono in zona gialla, possano essere viste come quel liberi tutti di cui parlavamo, quel liberi tutti che poi si è rivelato un boomerang nella sua Sardegna? Il termine boomerang mi sembra proprio il più appropriato. Purtroppo a me sembra che ci siamo, la gente, la maggior parte di noi si nasconde dietro un dito, cioè chi governa è costretto ai provvedimenti nel momento in cui i numeri, come è stato ripetutamente detto in continuazione tutti i santi giorni, in base ai numeri si prendono le decisioni. Se le persone realmente facessero attenzione, probabilmente si potrebbe tranquillamente convivere con una vita normale e aperta, prendendo ognuno di noi le proprie precauzioni. Certo, se tutti per forza vogliono esagerare, vogliono dimostrare che il virus non c'è, quella è la strada sbagliata, e non ci sono precauzioni e provvedimenti da prendere. Purtroppo finché tutti non saranno vaccinati, come dicevano i colleghi anche prima, non c'è via d'uscita. Però nel frattempo che facciamo? Qualcuno mi chiedeva stamattina, ma quest'estate che cosa succederà? E se ci saranno persone suscettibili, se lo prenderanno esattamente come è successo ad agosto scorso in Costa Smeralda, voglio dire. Non è che in quarantena non se lo prende, voglio dire. Speriamo che ci siano molti più vaccinati quest'estate davvero, e che si possa comunque tornare, come dire, almeno
a rincontrarsi. Ecco, professore, io le chiedo di stare collegato con noi, se può ancora qualche minuto, perché volevo fare intervenire Paolo Fresu, perché vedo che l'ha seguita davvero con grande attenzione. Paolo, che effetto ti fa, anche perché tu sei stato poco fa in Sardegna, no? A casa tua. Sì, io sono stato in Sardegna e devo dire che per due volte, non solo in arrivo con la nave, ma poi per due volte sono dovuto uscire per motivi di lavoro, e tornando in Sardegna devo dire che i controlli erano veramente molto precisi e molto severi, sia quelli in partenza e in arrivo poi nei porti, e sia soprattutto quelli degli aeroporti. Sono sbarcato per due volte ad Alghero, dove in arrivo ho fatto il tampone, c'era un'organizzazione perfetta, quindi bisogna anche dire le cose ovviamente che funzionano bene. Certo, fa un effetto strano passare, come dire, dalla regione apparentemente intonsa, una regione che oggi è l'unica in zona rossa. Concordo totalmente con il pensiero del professore, evidentemente c'è stato forse un po' troppa libertà, si è interpretata questa libertà in una maniera sbagliata, quando la libertà dovrebbe essere, come dire, quel luogo di confine tra la nostra e quella del prossimo. E vedo che in Sardegna c'è questa idea di una società che ha bisogno di stare assieme, eccetera, eccetera, però probabilmente bisognava interpretarla in un altro modo. Poi ritornare indietro risulta effettivamente molto, molto, molto difficile. Ecco, immagino infatti che in Sardegna, da passare da zona bianca, come dici tu, a zona rossa effettivamente, e tornare dunque a essere così chiusi in casa, a fare ancora più attenzione, sia stato davvero complicato. E poi, Paolo, c'è quel difficile equilibrio, io ormai lo chiamo così da mesi, di cui parliamo, tra quell'emergenza sanitaria che ci ha ricordato anche il professore, che non va sottovalutata, e quella economica, perché anche quella non va sottovalutata. Tra l'altro tu rappresenti un settore che finalmente da ieri può tornare a pensare, nel tuo caso, anche di suonare in un teatro, di tornare a suonare con il pubblico in presenza. Ma intanto ormai è risaputo, purtroppo, la nostra attività, il nostro settore è uno dei più colpiti dalla pandemia. Finalmente noi italiani siamo resi conto di che cosa è la professionalità del mondo dello spettacolo, che non è fatta solamente di quelli che sono su un palcoscenico o di quelli che escono in televisione, ma è fatta soprattutto da un grande esercito che poi garantiscono la qualità di uno spettacolo, che sono centinaia di migliaia di persone. Uno dei settori realmente più colpito, che sta vivendo una crisi profondissima. Solamente se riusciremo a cambiare questo stato così precario che c'era da prima, ovviamente. Io credo che la pandemia non abbia fatto altro che portare a galla la maggior parte dei problemi pregressi delle nostre società. Quindi c'è bisogno di una legge, e subito, sullo spettacolo, affinché il futuro possa essere diverso da quello di oggi. Certo, la ripresa è molto importante, sarà una ripresa in realtà molto, purtroppo molto lenta. Devo dire che io personalmente non sono d'accordo sul coprifuoco fino alle 10, soprattutto fino alla fine del mese di luglio. Rispetto totalmente le regole, perché sono fondamentali. Spero che, se la curva del contagio ovviamente potrà scendere, si potranno cambiare queste regole, soprattutto per il mondo dello spettacolo viene molto difficile organizzare delle cose e poi dover essere a casa alle 10 di sera. È importante che si riparta, è importante che ci siano delle capienze che sembrerebbero essere leggermente diverse da quelle dello scorso anno, però ricordo anche che non è sicuramente il mondo dello spettacolo e le attività dello spettacolo che neanche l'estate scorsa, con tutti i luoghi aperti, hanno contribuito alla curva del contagio. Io organizzo un festival, vedo che state passando. Adesso, Paolo, ci arriviamo al tuo festival. Volevo tornare un attimo dal professor Babudieri per capire come immagina lui quest'estate, soprattutto la Sardegna, che è una regione turistica, e soprattutto come stanno andando le vaccinazioni. Tra l'altro Pfizer ha annunciato l'arrivo di altre 2 milioni di dosi proprio poco fa. Professore. Io sinceramente immagino che vi possa essere una situazione migliore, perché il numero dei vaccinati è in continuo aumento, e quindi si prevede che a luglio-agosto, anche se non avremo raggiunto l'immunità di gregge come è già adesso in Gran Bretagna, il numero dei vaccinati sia talmente elevato che i focolai possano essere pochi. Un'iniziale immunità di gregge probabilmente vi potrà essere. Però ripeto, chi è suscettibile è esposto anche in estate. Il virus ha dimostrato che è un virus che non è stagionale, è 12 mesi all'anno. Quindi mi aspetto che piccoli, anche se pur piccoli cluster possano verificarsi, e purtroppo la nostra esperienza
è che anche persone giovani, anche 27enni, anche 30enni, sono andati in insufficienza respiratoria grave e se la sono vista brutta. Io questo è che la gente non capisce, come se il problema fosse solo degli altri. Quando poi però vengono qui, tutti quanti che hanno una paura, non indifferente, Certo. ovviamente, perché nel momento in cui ti senti soffocare, ti devono mettere un casco perché altrimenti non respiri più, o peggio ancora se ti devono intubare. Cioè, questa è una guerra dove purtroppo i moribondi, i morti, li vediamo soltanto noi, no? E in giro invece non si vedono. È una guerra che non ci, in cui non ci sono le bombe che cadono. Io capisco la gente personalmente, non sono, credetemi, non sono per le chiusure. Non è vero questo aforisma, i medici vogliono la chiusura. I medici vorrebbero maggiore attenzione da parte della popolazione. Se la popolazione sta attenta, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di tutte queste chiusure, mentre invece i fatti, il caso Sardegna lo dimostra in maniera chiarissima, ma anche quello che è successo nei giorni scorsi nelle grandi metropoli. Mi è stato detto che addirittura hanno dovuto chiudere il corso a Roma perché c'è per l'affollamento che Via c'era del ieri. Corso, sì, Voglio e non è accaduto solo qui, insomma, l'abbiamo visto in diverse grandi città. dire. Dico, Insomma, professore, è è molto. delirante questa cosa, io veramente è incomprensibile. Mi piacerebbe che la gente venisse un attimo al posto nostro. L'anno scorso eravamo eroi e adesso siamo quei poco simpatici amici del professor Gallo. È davvero molto chiaro il suo messaggio, professore. Io la ringrazio davvero perché poi è attraverso la voce dei medici, i medici che sono in corsie, che vedono i malati ogni giorno, che davvero si può capire quanto è importante stare attenti. Grazie davvero al professor Sergio Barbudieri, direttore di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Il professore però ci ha anche detto, torno così da Paolo Fresu, che se stiamo attenti le cose si possono fare. Allora veniamo al festival che tu hai ideato e di cui tu sei direttore artistico, Time in Jazz a Berchidda, che è proprio la tua città natale. Insomma, stai lavorando all'edizione di quest'anno. Assolutamente sì, abbiamo già fatto la conferenza stampa l'8 di aprile, crediamo essere stati uno dei primi festival, se non il primo festival ad annunciare un programma completo, un programma che comprende anche attività per l'infanzia. Bisogna sottolinearlo, l'infanzia sta soffrendo enormemente in questo anno di Eh sì. pandemia e lo sappiamo, l'infanzia, le persone con problemi e quindi è fondamentale che ci sia un'attenzione specifica nei loro confronti e dunque un festival nel festival si chiama proprio Time to Children, anche con un campus di 2 settimane che si dovrebbe fare nel mese di luglio, se ovviamente tutto quello che accadrà potrà andare nel verso giusto. E poi tantissime altre attività, non siamo solo a Berchida, siamo in 15 comuni del nord della Sardegna che questo anno, ancora più del solito, hanno aderito immediatamente con un trasporto straordinario. Quindi questo significa che c'è un grande bisogno ovviamente di cultura, c'è un grande bisogno di musica, oserei dire che anche la musica è un antidoto importantissimo e quindi crediamo che i festival si possano fare, soprattutto nel periodo estivo. L'esperienza dello scorso anno è stata molto importante perché mentre in Costa Smeralda avveniva quello che sappiamo, il Festival di Berchida si svolge mediamente dal 7 al 16 di agosto, nello stesso momento noi abbiamo organizzato un festival con la gente che ci è stato possibile ovviamente avere all'interno dello spazio scenico, sia per i concerti a pagamento che quelli ovviamente gratuiti e non c'è stato un caso di Covid. Credo che questo sia molto importante e questo, come ha detto il professore, dipende molto non solamente dalla passione ma anche dalla responsabilità. Possiamo contare su un pubblico responsabile, un pubblico che sa che quell'antidoto, che quello della musica, può essere fondamentale per stare solamente meglio. Anche perché tra l'altro l'abbiamo raccontato in questi giorni con altri artisti, insomma Paolo, noi parliamo con voi artisti che siete un po' lo specchio di un mondo che in realtà raccoglie tantissime persone, cioè ci sono tante persone che lavorano dietro al palco, no? E dietro alla musica di un artista. Tra l'altro poco fa si è espressa la SIAE, ha detto che nel 2020 c'è stato il 75% in meno di incasso da parte del pubblico, questo dà un'idea anche di poi quante persone si sono trovate poi in difficoltà e che lavorano proprio nel mondo della musica. Diciamo che il tuo festival in Sardegna è un segnale positivo di ripresa e di ottimismo del quale abbiamo bisogno. Poi c'è stata una frase che tu hai detto in una tua intervista che a me è piaciuta molto, cioè la musica è il modo di dare un contributo al mondo con un'idea di bellezza e di poesia. Ecco, quest'anno la musica
raccontata anche eseguita in modo diverso, perché molti di voi artisti hanno utilizzato internet, no? Il web per poter cantare e arrivare alle persone, però è stata forse ancora più importante. Ma direi di sì, perché in ogni cosa, anche nei momenti più tragici come quello che stiamo vivendo, c'è un risvolto positivo, fortunatamente. Credo che la nostra ripresa futura, speriamo che sia un futuro prossimo e non lontano, dipenderà molto da come noi riusciremo a metabolizzare il presente, quello che stiamo vivendo. Ovviamente se dimenticheremo il momento che stiamo vivendo, beh, questa esperienza sarà servita a poco. Se invece riusciremo a comprendere il bisogno della comunicazione, il bisogno dello stare assieme, anche il bisogno di un tempo dilatato, qual è stato questo del Covid, affronteremo il futuro in un altro modo. Ci siamo resi conto effettivamente che la musica, l'arte e la cultura sono fondamentali, ma dovremo realmente pensare che fino a quando il nostro paese non penserà alla cultura come un bene primario e quindi ci saranno investimenti corretti, ci sarà attenzione verso un mondo che peraltro produce oltre il 16,5% del PIL nazionale, ci ritroveremo in futuro ancora in questa situazione. Speriamo non accadrà per un'altra pandemia che non dovremo più conoscere, ma sicuramente dovremo poi cercare di approfittare di questo momento così complesso per risolvere definitivamente i problemi anche del mondo dei lavoratori dello spettacolo, affinché noi ci si possa sentire effettivamente parte di questa società sotto tutti i punti di vista. Paolo, di tutto questo parlerete il 5 maggio al Teatro degli Arcimboldi con Facciamo Tantam, no? C'è una discussione per analizzare ciò che è accaduto quest'anno. Assolutamente sì, io credo che l'analisi sia veramente fondamentale. Se non c'è analisi non c'è comprensione, non c'è la possibilità di individuare una strada. La strada non può essere solamente quella del guardarci indietro, che è fondamentale, ma è soprattutto quella del guardare in avanti. Ora con la ripresa dell'attività dei concerti si vede una luce finalmente alla fine del tunnel. Questa non è ancora sufficiente, però è un primo passo, speriamo di poterne fare tanti altri. Davvero grazie a Paolo Fresu per essere stato con noi oggi e per averci raccontato grazie. La sua Sardegna e il mondo della musica. Grazie davvero.